cure odontoiatriche per le fasce deboli della popolazione abruzzese. È questo lo spirito della convenzione del valore di 75.000 euro per il primo anno siglato tra Regione Abruzzo e Università degli Studi dell'Aquila, che consentirà di avviare un progetto sottoscritto nell'ambito del Fondo Sociale Regionale Straordinario. Un progetto importante per la salute orale delle persone più fragili, più deboli, quindi vogliamo attenuare il divario sociale sulla collettività facendo questo screening e questo database al fine della tutela della salute orale, che va a incidere sul benessere collettivo. Su questo progetto abbiamo voluto, in collaborazione con le istituzioni, con la Regione in particolare, che ringraziamo, proporre una strada che possa trasferire le competenze e la grande professionalità dei nostri professori universitari sul territorio. Ma qual è il territorio che deve beneficiare di questo? È il territorio dei più fragili, dei più deboli. Quindi per noi è fondamentale, come servizio pubblico, non solo creare la rete che serve per sostenere la formazione, ma anche trasferire le nostre competenze e la nostra professionalità a chi effettivamente in questo momento è sprovvisto praticamente in modo totale di questa assistenza. Il progetto partirà con uno screening anche sul territorio per poi passare alle cure vere e proprie. Questo è un progetto che prevede lo screening della salute orale di soggetti fragili, intendendo per fragilità quella derivata da motivazioni di tipo economico, sociale, e che quindi è volto a produrre dei dati che possano essere in grado di fotografare la situazione della salute orale di questi tipi di pazienti. Questo ovviamente poi sarà finalizzato, una volta in possesso dei dati, a instaurare progetti di prevenzione e di cura nella clinica odontoiatrica dell'Università degli Studi dell'Aquila, fase di ristrutturazione e di prossima riapertura. A segnalare i possibili pazienti del progetto saranno gli enti d'ambito sociali e i centri antiviolenza dei territori.